all'Università di Milano. Scusi? Qual è il suo ambito di ricerca all'Università di Milano? Scusi, io sono anche un po' sorda, eh? Non è che non parlo non benissimo l'italiano, ma anche, anche le orecchie. Allora, io ho un background come antropologia culturale proprio, sono antropologa e parlo l'italiano perché il mio PhD, il mio dottorato l'ho scritto sui rifugiati nel Mediterraneo fra la Libia e l'Italia, questo nel 2010 così. Poi perché era un argomento anche difficile, diciamo, ho cambiato dopo 10 anni lavorando su questo, volevo fare qualcos'altro e ho cominciato a lavorare sulle migrazioni climatiche in Oceania, quindi sono anche stata fortunata di cambiare regione, diciamo, e ora per 10 anni ho lavorato in Kiribati, che è sopra Figi, in Oceania, su questo argomento delle migrazioni climatiche, però poi ho allargato la visione proprio sull'adattamento al cambiamento climatico più in generale. E perché ho capito che chiaramente è un argomento che ci riguarda tutti, volevo riportare questo argomento qua in Europa, perché forse si pensa sempre, sì, ma il cambiamento climatico è in Oceania, sì, queste isole che poi... Invece no, chiaramente siamo tutti, anche nel nord della Germania, da dove arrivo, siamo tutti coinvolti, no? Siamo tutti nella stessa barca, come diciamo in Germania. Quindi questi sono i miei argomenti di ricerca e poi anche la giustizia ambientale e diciamo la mia prospettiva, il mio approccio. La giustizia ambientale è una prospettiva, diciamo, bellissima secondo me perché è interdisciplinaria e cerca di agganciare, di mettere in relazione tutti gli aspetti fisici, sociali, politici e culturali, quindi avere una visione più ampia, ad esempio dell'erosione costiera che guardiamo qua. Ad esempio, sì, forse sì. Vabbè, poi vediamo. Già mi vengono le idee anche per questo argomento, però mi fermo qua. Buongiorno. Quali ricerche sta conducendo sul nostro territorio? Scusi? Quali ricerche sta conducendo sul nostro territorio? In questo momento? Allora, come ho detto, sto ancora anche lavorando lì in Kiribati, che è sopra Figi, sempre sull'adattamento al cambiamento climatico. Lì il mio argomento è, ad esempio, la cooperazione internazionale e come interviene in queste isole. E abbiamo notato che spesso intervengono con soluzioni per il cambiamento climatico che forse non sono adatte perché sono molto tecniche, sono molto dell'Ovest, sono tecnologie, infrastrutture dell'Ovest che spesso poi non vengono mantenuti, ma sempre a progetto, diciamo, e quindi cerchiamo di capire quali potrebbero essere soluzioni più adatte. Lì c'è una 99% sono persone di origine indigena. Sono isole dove si parla il Kiribati, cioè la visione del mondo è completamente diversa dal nostro. Invece la cooperazione internazionale sempre interviene con queste tecnologie, con queste soluzioni dell'Ovest, che spesso non funzionano. E quindi questo lì è il mio argomento. Poi lavoro anche un po' sulle coste del nord della Germania, da dove arrivo, dove sono professoressa di geografia umana, perché non sono più antropologa, ma ho cambiato la materia, diciamo, la disciplina, e la cattedra ce l'ho proprio come professoressa di geografia umana. E quindi sì, anche lì un po' nelle zone, con gli studenti ovviamente, tutti i master thesis, bachelor thesis, quelli che scrivono nelle tesi, fanno studi lì lungo le coste, sempre riguardando la giustizia ambientale, l'erosione, le infrastrutture dure di cemento che vengono anche costruite lì. Quindi, grazie per la domanda. Yeah.
Quindi perché è importante studiare le dinamiche sociali nelle aree costiere? Bellissima domanda, ma anche grande, vasta, no? Allora, diciamo, voi sapete anche, no, che è un problema storico, quindi come ho io anche imparato anche da Salvatore, ad esempio, e da Enzo, già negli anni 70, 80, poi 90 hanno cominciato di cementare i torrenti, no? E già qui comincia la domanda sociale, perché? Con quali soldi pubblici forse? E poi da lì poi comincia anche per me un po' tutta questa storia dell'uomo che ha interferito molto con la costa. E anche vedendo che forse questi interventi non hanno fatto sempre senso, come anche le infrastrutture che vediamo ora sulla costa, comunque non è riuscito di, diciamo, cambiare direzione, no? Ora siamo in una situazione che è un po', alcuni dicono che è un circolo vizioso, anche dicono addirittura che siamo un po' in una trappola. Trappolata, trappola. Perché dobbiamo sempre reagire con interventi di cemento, calcestruzzo, sapendo che prima non è sostenibile perché non dura. Secondo, poi spesso ha effetti anche al comune o alla casa addirittura vicina, no? Quindi già questa è una grande domanda sociale. Perché non riusciamo a trovare altri interventi? Perché non riusciamo a ripensare tutto in una maniera che poi non ci fa sempre stare in questa trappola, insomma? Anche pensando all'adattamento del cambiamento climatico. Quindi le domande sociali sono tante. Io sì, spesso vengo con questo approccio della giustizia ambientale che fa tre domande di giustizia ambientale. La prima domanda è sempre di giustizia distributiva. E la giustizia distributiva vuol dire come vengono distribuiti i beni. Quindi queste infrastrutture possiamo chiedere dove sono, chi viene protetto, quindi distributivi, domande di distribuzione anche dei soldi. Poi la seconda domanda della giustizia ambientale è sempre la partecipazione, la giustizia di partecipazione. Quindi una bellissima domanda è chi partecipa nelle decisioni di fare queste infrastrutture? Chi è coinvolto nella decisione? E poi la terza dimensione sarebbe la giustizia epistemica, si dice, la giustizia del riconoscimento anche ad esempio della conoscenza proprio. Chi viene consultato? Solo esperti, ingegneri? Ci sono i geometri qua, no? Se voi pensate alle vostre conoscenze, diciamo che sono conoscenze molto utili, ma anche molto di un certo stampo, no? E se noi, ad esempio, prendiamo solo la conoscenza dell'ingegnere o solo del geometro, può succedere facilmente che altre conoscenze, anche le conoscenze laiche, ad esempio, di gente che vive sul posto, di gente che ha sempre assistito allo sviluppo di questo posto, non viene considerato. Quindi questa è la terza dimensione che si chiama giustizia epistemica. E con queste tre dimensioni già capiamo tante cose di un problema ambientale o anche dell'erosione delle coste. Poi a me piace sempre molto, secondo me è sempre anche molto, molto importante di guardare nella storia, no? La storia ambientale del posto. Se voi pensate a Capodorlando, come si è sviluppata negli anni, proprio la costa, l'infrastruttura sulla costa, ma poi anche ovviamente l'urbanizzazione di Capodorlando. Sono storie che sono profondamente sociali, penso che siamo d'accordo, no? Quindi, per questo, una domanda un po' lunga, però, che sono, penso, alcune delle dimensioni sociali. Adesso abbiamo Simone che sta arrivando. Buongiorno.
Che impressioni ha delle nostre coste? Cosa pensa dovremmo cambiare? Oh mamma mia. No, nel senso, mamma mia, anche perché io sono appena all'inizio della ricerca e per me io già ci metto tanta difficoltà di capire, ad esempio, in questo momento proprio sto cercando di capire i livelli di governo, come interagiscono il comune, la regione, la protezione civile. Chi interviene, chi non interviene, dove sta il potere, diciamo, dell'intervenzione? E già questo è abbastanza complicato. Quindi, ad esempio, ho capito che ci sono 5 piani diversi, forse per la costa e anche contro l'erosione, soprattutto sul livello regionale. Ora abbiamo anche il contratto di costa, poi c'è un piano contro l'erosione della costa. Però come funzionano e se sono entrati in vigore e se poi funzionano veramente, sono tutte cose che si devono in realtà verificare nelle interviste. E si capisce, vabbè, quello che ho capito è che è abbastanza frammentata, no? Il governo, no, la governazione, come si dice? La governance, anche si può dire? E lì già siamo a un problema grosso, no? Che tutta la governance della costa finora è molto frammentata. Nel senso che finora sembra che i comuni hanno fatto spesso la loro pianificazione e le loro infrastrutture in una maniera molto ad hoc e molto anche spesso di emergenza. E lì chiaramente non è che puoi avere uno sguardo più ampio, più olistico.